Dopo la pessima figura del commissario Cotticelli, nominato dal presidente Conte, speravamo che il criterio della nuova scelta fosse la meritocrazia, e invece sono state premiate soltanto la militanza e l'appartenenza politica. Zuccatelli, il nuovo commissario, colui che non ha voluto il centro Covid in Calabria, che fa parte di quel sistema e che è responsabile dei tanti ritardi sanitari, deve essere revocato dal presidente Conte. E questo è il nostro appello, come il nostro appello al presidente Mattarella che non firmi il decreto Sanità Calabria. Aggiungo che questi ritardi, purtroppo, che hanno visto dichiarata Calabria zona rossa, li pagano i tanti cittadini calabresi, i tanti imprenditori, i tanti operatori economici, le tante famiglie. E credo che questa ingiustizia in qualche modo vada ripagata con una scelta equa, professionale, meritocratica, e soprattutto ridate parola ai calabresi, perché c'è una Calabria buona, una Calabria che certamente in questo momento non vuole subire più ingiustizie e che è stanca di sopportare l'incapacità e l'insipienza di chi ci governa.